Francesca non ha alcun dubbio sui suoi interessi. Musica e scienze. Anzi, neuroscienze, per la precisione. Questa doppia anima si riflette nel tipo di percorso che Francesca ha deciso di intraprendere. Da un lato, lo studio neurologico delle patologie tramite la stimolazione musicale. Dall'altro, la cura della sfera emotiva del paziente. Il mio progetto consiste nella realizzazione di un percorso di ricerca nel campo della musica e delle neuroscienze. Queste rappresentano le mie due più grandi passioni, che ho la fortuna di affrontare anche da un punto di vista lavorativo. Vorrei occuparmi in particolare dell'autismo, che è un disturbo dello sviluppo che colpisce in Italia un nuovo nato su 200. Vorrei iniziare concretamente un percorso di musicoterapia per diventare professionista in prima persona, in modo tale da essere non solo terapeuta per i pazienti e come supporto per le loro famiglie, ma per diventare centro di una rete che possa essere fruibile per professionisti come medici e musicisti che vogliono approcciarsi a questo campo ma che non hanno ancora i mezzi tecnici per poterlo fare. Il sogno di Francesca è diventare un medico. Un punto di riferimento per tutti coloro che, grazie alla musica, vorrebbero contribuire alle cure di patologie neurologiche per creare compatti un fronte comune contro la malattia.